Ed eccoci nel futuro. Come Isaac Asimov faceva nei suoi libri, parlando di società guidate dalle macchine, dalla tecnologia e dai robots, anche io oggi voglio cimentarmi in un paio di disquisizioni. In questo video voglio parlare di due specifici ETF che andranno a fare parte del mio portafoglio che sto aprendo su Trading 212, anzi che ho già aperto. Non sono su eToro, ma li voglio aggiungere in un portafoglio di accumulo di soli ETF azionari. E per cui sarà un pack, un portafoglio diverso da quello di eToro. Volevo presentare questi due prodotti sul mercato europeo, sia perché molte persone mi dicono di non avere o di non volere aprire un account su eToro e per cui non sono in grado di acquistare alcuni prodotti. E poi, per lo stesso motivo, mi dicono che io punto troppo a pubblicizzare la piattaforma eToro per portare iscritti con il link referral e per cui fare più soldi. E questo è vero. Altrimenti dove io li prendo i link affiliati, i soldi magari dai link affiliati per potermi comprare un jet privato il prossimo anno? Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia esperienza, la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto anche di qualcosa di molto più pratico, come ad esempio in questo video, dove voglio portarti, cerco di portarti a conoscenza di due ETF nel mondo della tecnologia e del futuro e di come io intenda inserire uno o entrambi nella mia strategia passiva. Ti ricordo che puoi anche seguirmi sul mio blog, che è www.risparmioinvesto.com e che se tu vuoi, spero tu voglia, puoi anche sostenermi utilizzando il link affiliato qui sotto. Magari dei vari link che ci sono affiliati oppure su Patreon. Oggi non voglio tediarti con lunghi ed estenuanti sproloqui come faccio di solito, per cui andiamo subito al PC, sperando che tu invece sia al mare a divertirti e poi magari ci vediamo in chiusura. Allora, eccoci qui su Trading 212, andiamo a vedere subito questi due ETF di cui ho fatto una piccola introduzione poco fa. Si tratta dell'iShares Automation and Robotics in US Dollars e del VanEck Vectors Video Gaming and Esports. E già questo è finito il video. Ciao a tutti! No, scherzo. Allora, perché ho selezionato questi due ETF? Perché li reputo due ETF che ci possono portare un po' nel futuro? Beh, prima di tutto, partiamo da quello che sta in alto, iShares Automation and Robotics. Questo è un ETF che secondo me ha delle prospettive molto importanti nel futuro, perché tutta quanta la filiera produttiva, tutto quanto quello che è anche, se pensiamo ad Amazon o a JD, consegne con droni, tutto quello che è la nostra vita di tutti i giorni, molto probabilmente si andrà ad orientare verso una tipologia di lavoro sempre meno, controllato dagli esseri umani, o per meglio dire, controllato in maniera parziale dagli esseri umani, e sempre più controllato da degli automatismi, da dei software, da dei robot, che possano evitare alcune tipologie di lavoro a noi esseri umani. Poveracci. Questo presente su Trading 212 è US Dollars. Andiamo su Just ETF. Qui su Xetra in realtà si può trovare anche in euro, ma su Trading 212 questo è quotato alla borsa di Londra, per cui sia in US Dollars. Però su DEGIRO, per chi ha DEGIRO, come si può vedere anche da qui, si può andare tranquillamente a tradare in euro. Andiamo un attimino a vedere un pochettino cosa ci dice Just ETF. Questo è un indice iStocks di Automation Robotics, replica le società di tutto il mondo, per cui è un globale, che sviluppano tecnologie nel campo dell'automazione, della robotica, dei mercati sviluppati e anche di quelli emergenti, per cui non si tratta solo di mercati sviluppati, ma anche di quello che è il mercato emergente. Per cui andiamo un attimino a vedere la panoramica del fondo. Il fondo è di 2.289 milioni di US dollars, per cui un fondo ampio. Ha una fisica di campionamento ottimizzata, per cui è sia fisica, ma non è totale. È ottimizzata in base appunto a quello che i gestori del fondo reputano essere interessante. È da vedere e da notare anche che la volatilità, proprio per la tipologia di mercato e di aziende che sono parte di questo paniere, ma andiamo a vederlo fra poco, è molto elevata, quasi un 27,4%, che è tantissimo. Non è con copertura valutaria, ma si tratta comunque di una gestione euro-dollaro e per cui non ci dovrebbero essere particolari problemi.
Se andiamo a vedere il rendimento di un anno, qui abbiamo un 21,65%, che male non è, ha reso particolarmente bene. Poi, se andiamo a vedere anche il massimale, vediamo che ha avuto le cadute che hanno avuto un po' tutti, diciamo, i mercati azionari, soprattutto quella pandemica, che neanche te lo dica fa, che te dica fa, come direbbe Gianluca Neri Bandini, mio amico. Andiamo a vedere un attimino il grafico appunto che dicevo prima, per cui ha avuto questa perdita interessantissima. Qui è passato da un più 82% a un più 30% nell'arco della sua vita, cioè dall'inception, che è stata ad agosto, a settembre del 2016, però è già ritornato ai livelli praticamente massimi. Andiamo a vedere i rendimenti, appunto, nell'arco di 3 anni abbiamo avuto un 44,32%, e qui possiamo vedere che ha avuto dei drawdown particolarmente interessanti durante, qua, appunto, la crisi pandemica, durante il maggio del 2019, e poi abbiamo qui anche il famoso 2018 dicembre e anche un ottobre, che sono un po' le cadute che ha fatto un po' il mercato azionario in genere. Lo troviamo su Stoccarda in Messico. A noi interessa, anzi a voi che siete in Italia, la borsa italiana. Per chi usa Trading 212 sul London Stock Exchange, si trova sia in pennies che in pounds e anche in US dollars, che è quello che sta qui, appunto. E poi, per chi avesse di giro, su Xetra lo si può quotare in euro, lo si può trovare in euro, e su, anche sullo Swiss Exchange in dollari. Quali sono le aziende che fanno parte di questo paniere? Per scoprirlo, seguiteci nella prossima puntata. No, per scoprirlo basta andare a prendere l'ISIN di questo ETF, che è questo qui. Lo andiamo a cercare su Google. E andiamo sul sito direttamente, di solito preferisco andare direttamente sul sito di iShares. Allora, andiamo a vedere prima di tutto. La metodologia è ottimizzata, come dicevamo prima, non ha distribuzione, infatti è un accumulo, ed ha una frequenza di ribilanciamento annuale. Il ticker, per chi lo cercasse col ticker, è RBOT. Andiamo a vedere anche i costi, che sono il total expense ratio dello 0,4%. Caratteristiche del portafoglio: 286 milioni e mezzo di azioni fluttuanti, il livello, appunto, l'abbiamo detto prima, un rapporto PE di 31,7 e un beta di 0,99, con una standard deviation di 3 anni del 24%, per cui diciamo che è un qualcosa da tenere in considerazione. Il rating è un BBBB, ovviamente perché la tipologia di mercato include anche i mercati emergenti ed è un settore particolarmente volatile. Andiamo a vedere prima di tutto quali sono le aziende principali quotate in questo fondo, che sono la Snap, la Teradyne, la Xiaomi, la Intuitive Surgical, alla quale sto facendo anche un trading oggi, speriamo vada bene, SAP, ovviamente chi non conosce SAP, ServiceNow, Splunk, Nvidia Corporation, Hexagon e Apple sono le prime 10 posizioni, e fra di loro fanno circa un 22-23%. Le partecipazioni totali sono circa 129, come vediamo qui in alto, e la maggior parte del fondo è in dollari o in dollari di Hong Kong, praticamente un buon quasi 80%. Poi abbiamo un 7,5% in euro e un 3,9% in British Pounds, e poi tutto il resto a scendere. Invece, se andiamo a vedere il secondo, il VanEck Vectors Video Gaming e eSport, ho selezionato questo appunto perché credo che il gaming, l'eSports e anche tutto quello che è il betting sono diciamo, sono dei settori in forte espansione, e la crisi pandemica ce l'ha dimostrato, in quanto le aziende di betting, le aziende di eSports, erano quelle che, ed erano le uniche, che continuavano a pubblicare annunci di assunzioni, perché la crescita è stata veramente importante, esponenziale. Si può vedere anche qui dal grafico, rispetto a marzo, la differenza di crescita che ha avuto il VanEck Vectors Video Gaming eSports in confronto, appunto, dell'iShares Automation and Robotics. Per cui andiamo a vedere prima su Just ETF di cosa si tratta. Ovviamente chi non vuole utilizzare Trading 212 può trovare tutto su DeGiro. Panoramica è un fondo mediamente grande, con 401 milioni gestito, fisico a replica totale,
Anche qui una forte oscillazione dei prezzi, 23,91%, ma sia per questo che per l'altro fondo dobbiamo anche tenere in considerazione che in tutta questa volatilità di un anno è anche inclusa la crisi batnemica, per cui bisognerebbe andare a vedere la volatilità negli anni precedenti. Abbiamo un expense ratio dello 0,55%, per cui leggermente più caro di quanto non fosse la Share Automation and Robotics. È stato quotato il 24 giugno del 2019, per cui è a un annetto circa. E infatti il rendimento in un anno è stato del 61,22% e, come dicevo prima, la crisi di questi ultimi periodi ha dato una bella botta. L'ha aiutata parecchio. Infatti se andiamo a vedere il massimale e se andiamo a vedere anche la crisi di marzo, praticamente ha avuto la sua botta, ma si è ripreso in maniera praticamente istantanea, quasi, ci ha messo un mesetto. Qui, ovviamente, essendo un fondo di un anno, abbiamo più 41,6% 41,6% nel 2020, ma nell'anno 61%. Non ha mai avuto un segno negativo, a parte questo 0,3-0,9 di febbraio-marzo di quest'anno e un 0,9% dell'ottobre del 2019. Si può trovare quotato a Stoccarda, Borsa Italiana, London Stock Exchange, che anche credo dove è quotato qui a Trading 212, Swiss Exeter, per chi ha ovviamente anche DEGIRO. Andiamo sul sito, adesso io metto Italia qui, sito di VanEck. Eccoci sul sito di VanEck e questo è diciamo, il prospetto del VanEck Vectors Video Gaming and Esports. Per cui cosa segue questo? Potevamo vedere anche su Just ETF, anzi leggiamoci qui che è molto più veloce. L'indice MBIS Global Video Gaming and Esports replica aziende a livello globale che generano almeno la metà dei loro ricavi da videogiochi, esports o software e hardware connessi o hardware connessi. L'indice copre almeno il 95% del mercato totale, per cui si può dire che stiamo seguendo tutto il mercato relativo a videogaming e esports. Per cui ritorniamo qui, il ticker è ESPO. Ci sono circa quasi 14 milioni di azioni outstanding e 25 holding presenti nel portafoglio. Quotato in dollari, come dicevamo prima, quasi 470 milioni di dollari di net assets ed è fisico a full replication e non ci sono dividendi. Come dicevo prima, anche l'expense ratio è lo 0,55% ed è stato lanciato a giugno del 2019. Andiamo a vedere un attimino. Le performance le abbiamo già viste prima. Il portafoglio che va a, diciamo, a gestire, che viene gestito qua dentro, vediamo che l'average cap, per cui la media delle aziende che sono incluse in questo portafoglio, è di 92 miliardi di dollari. La maggior parte delle aziende sono large cap, quasi il 93,5%, e il 6,5 mid cap. Il 34% viene dagli Stati Uniti, il 21% dal Giappone, quasi il 21% da Cina, poi a seguire tutte le altre nazioni, Taiwan, Corea, Polonia e così via. Andiamo a vedere le holdings presenti. Essendo 25 holdings facciamo presto, secondo me. Tencent, Nvidia, AMD, Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, sì. Tutti nomi praticamente molto conosciuti. Adesso se andiamo a vedere le prime 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Take-Two, fino alla Take-Two. Ciao Take-Two, io con te ci ho fatto un buon trading. Abbiamo circa un 50%, credo, per le prime 10 holdings, per cui si tratta di un portafoglio abbastanza orientato alla diversificazione, perché a parte Tencent con un quasi 10% e Nvidia che ha quasi un 8%, poi andando a scendere almeno fino alla quindicesima posizione, stiamo tutti fra il 6 e il 4% e poi via a susseguirsi tutte le altre. Per cui cosa mi aspetto che questi due ETF possono dare a un portafoglio come quello che voglio creare qui su Trading 212? Sicuramente una grande crescita, ma anche una grande volatilità. Per cui tutto quello che andrà a far parte su questi due ETF del mio portafoglio sarà una minima parte, orientata per lo più a promuovere la crescita del portafoglio con piccoli capitali, cercando di limitare appunto la volatilità. Questo, diciamo, è la cosa principale. Ovviamente mi aspetterò dei forti drawdown in periodi particolari, però possono essere due prodotti molto interessanti per chi ha voglia di,
puntare su determinate strategie di mercato molto tecnologiche, molto settoriali e che possono dare appunto delle soddisfazioni molto importanti nel caso appunto la nostra strategia ci possa portare ad aver ragione. Eccoci arrivati alla fine di questo video e anche di questa piccola finestra su due ETF molto interessanti e compagnieri molto specifici. Spero che la condivisione sia stata di tuo interesse. Se così fosse, per favore ti chiedo la cortesia di lasciarmi le tue impressioni nei commenti qui sotto, magari per aprire una discussione in merito a questi due prodotti. Inoltre, se il video ti è piaciuto, ti prego di spingere il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!